Buongiorno da FT Online. Avvio di seduta sostanzialmente stabile per i principali mercati azionari europei. Abbiamo in questo momento il DAX in rialzo dello 0,5% circa e il FTSE MIB invece sale dello 0,1% circa. Per quello che riguarda l'indice italiano, abbiamo la creazione di una fase di accumulo tra i 15.650 e i 15.750 punti. Se le quotazioni riusciranno a superare il lato alto di questa fase laterale, verrà inviato un segnale di forza che potrà riportare i prezzi sui 15.950 punti. Pericolo invece in caso di discesa di sotto di 15.650. Per quello che riguarda i temi interessanti nel corso della seduta odierna, abbiamo scelto di parlare dell'andamento del futures BTP, di Telecom Italia e dell'indice americano S&P 500. Dati macro in uscita per la seduta odierna, abbiamo la produzione industriale del mese di maggio sulla zona euro e la fiducia dei consumatori per il mese di luglio, redatta dall'Università del Michigan, riguardo agli Stati Uniti. Spunti di trading riguardano, come abbiamo detto, il mercato del BTP. Il downgrade di S&P ovviamente pesa sull'obbligazionario italiano e invece al contrario molto positivo è il quadro per la borsa USA che ieri si è avvicinata nuovamente ai suoi massimi storici. Iniziamo con lo studio grafico proprio del BTP Future, in questo caso abbiamo un grafico ad elementi giornalieri, si nota come nel corso delle ultime settimane le quotazioni abbiano cercato a più riprese di superare la forte resistenza dei 111,50 euro, venendone tuttavia respinte. Il rischio a questo punto di una ulteriore fase di calo diventa molto elevato e troverebbe ulteriore conferma di sotto dei 109,50 euro, con la possibilità in quel caso di intraprendere una correzione estesa di tutta la fase rialzista che abbiamo visto dai minimi del mese di luglio dell'anno scorso. Primo target a 106 euro circa, ma prospettiva successiva di ulteriori ribassi fino a 102,50. Per invertire questa prospettiva e rilanciare un quadro rialzista sarebbe necessario il superamento di 111,50 e ulteriore conferma di sopra di 112,70. Passiamo ora all'S&P 500 statunitense. Abbiamo visto nel corso della seduta di ieri il raggiungimento di quota 1676, quindi ancora al di sotto del picco massimo del 22 di maggio a 1687, ma come si vede la chiusura di seduta registrata a 1675 è la più alta nella storia dell'indice. Quindi siamo in una situazione decisamente positiva. Unica nota di cautela è il fatto che le ultime sei sedute siano state tutte orientate al rialzo, un comportamento questo che rischia di portare i prezzi in zona di eccesso positivo di ipercomprato. Tuttavia, come si vede dall'indicatore RSI a 14 sedute, la zona di rischio del 70% è ancora abbastanza lontana. Quindi esiste la possibilità che i prezzi si portino al di sopra dei massimi di maggio di 1687 fino ad arrivare al lato superiore di questo canale rialzista, che è la prossima resistenza a 1726 punti circa. Se dovessimo assistere invece a discese al di sotto dei 1650 punti, diventerebbe probabile una correzione di tutto il rialzo che abbiamo visto dai minimi del 24 di giugno, con obiettivi tra i 1630 e i 1590 punti circa. Veniamo infine allo studio di Telecom Italia. Apertura negativa oggi per il titolo, scende dell'1,7% circa e si allontana quindi dalla linea di resistenza che è possibile vedere originata dai massimi di fine giugno, resistenza a 0,54 euro circa. Se le quotazioni dovessero scendere anche al di sotto della base di questo triangolo, posizionata a 0,51 euro, vi sarebbe un ulteriore segnale di forte ribasso con il rischio di vedere riprendere la fase calante che abbiamo visto originarsi dai massimi del 21 maggio. In quel caso un test di area 0,45 diventerebbe molto probabile. Se invece i prezzi dovessero riuscire a superare area 0,54-54,50, si potrebbe ipotizzare una correzione di tutta l'ultima fase ribassista con
un target a 0,57 euro circa. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata.